80.000 volontari permanenti in tutto il mondo, di cui 9.800 solo in Italia, 42.000 dipendenti tra cui medici, paramedici, assistenti sociali, esperti in soccorso d'emergenza. Poi corpi di volontari in 33 paesi, 20 ospedali, 111 case per anziani, 1.500 ambulatori e posti di pronto soccorso. Questo è il sovrano militare ordine di Malta nel mondo, di cui il 13 ottobre si è festeggiata in Italia la prima giornata nazionale dedicata al suo fondatore, Beato Gerardo. Per far conoscere le varie attività di un organismo quasi millenario, in 11 città italiane sono state allestite tende attrezzate, dove i cittadini hanno potuto farsi misurare gratuitamente la pressione e avere un colloquio orientativo con un medico. Ben due i punti previsti a Roma, in Piazza del Popolo e in Piazza San Silvestro. Per l'occasione presente anche il Gran Maestro Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. E si è deciso proprio di aprire questi gazebi adesso in poche sedi, poi via via in tutta Italia, proprio per fare conoscere alla maggior parte della gente le attività dell'ordine, perché ogni volta quando si parla di Ordine di Malta si pensa sempre a un organismo particolare, ma non si crede mai che questo invece ordine è un ordine a servizio proprio della gente povera, dei bisognosi, e basandosi sul volontariato. E il volontariato è ognuno di noi ha a disposizione poche ore, è il momento di dedicarlo veramente alla povera gente. Si dà uno, si riceve 100. Salute e solidarietà dunque sono le linee guida di questo ordine ospedaliero cattolico, che si occupa delle categorie fragili, anziani, malati, disabili, senza fissa dimora, ma anche degli interventi in contesti d'emergenza, soccorso ai terremotati o ai migranti arrivati via mare. Per quanto riguarda l'Italia siamo divisi in varie strutture in modo tale da essere il più ramificati possibile. Ci sta la parte assistenziale delegata ai Gran Priorati, delle delegazioni in modo che arrivino sul territorio e assistino i bisognosi con le mense, con la distribuzione dei pasti, la distribuzione dei vestiti, quindi la parte assistenziale. E invece poi ci sta il CISOM che fa protezione civile e servizi sanitari. Facciamo parte della colonna mobile del Dipartimento di Protezione Civile, quindi in caso di emergenza siamo pronti a partire, e abbiamo il corpo militare che è a tutti gli effetti parte dell'esercito italiano e viene impiegato come l'esercito italiano in caso di emergenza per la parte ospedaliera. E oggi i nostri medici e infermieri sono a disposizione per misurare la pressione e nel caso dare consigli se qualcuno ha bisogno di noi, ed è quello che noi facciamo quotidianamente.